Ciao Vix, il mio nome è L***, ma ti chiedo di rimanere anonimo, capirai il perché. Ti vorrei raccontare una storia da incubo che mi è capitata quando lavoravo al GameStop alcuni anni fa. Io sono Davide, ma voi potete chiamarmi Vix, e se vi volete supportarmi vi invito a lasciare un mi piace e se ancora non lo siete a iscrivervi a questo canale e mi raccomando attivare la campanellina. Qualche giorno fa su IG vi ho chiesto di raccontarmi le vostre storie più assurde di vita vissuta legate al mondo dei videogiochi. Se anche tu hai una storia incredibile da raccontare per un prossimo episodio, raccontamela nei commenti, mi raccomando i dettagli. Mi avete mandato quasi un centinaio di storie, quindi purtroppo non sono riuscito a leggerle tutte. Ne ho lette circa una metà, ovviamente ho letto solo l'incipit perché altrimenti non potrei fare una reaction alle storie, e ho selezionato l'incipit delle storie che più mi ha intrigato e quindi eccovele qui. Partiamo proprio dalla storia di che vuole rimanere anonimo. Eravamo nel periodo prenatalizio e i turni erano veramente intensi. C'era un via vai continuo di clienti, di quelli adulti che ti fanno perdere mezz'ora ciascuno perché non sanno neanche loro cosa vogliono comprare. Questo è proprio tipico dei negozi di videogiochi nel periodo natalizio, quando la gente va a fare i regali. In quei giorni si stava svolgendo il calendario dell'avvento, che sarebbe quelle promozioni che tipo fa il GameStop, per chi non lo sapesse, per cui a dicembre ogni giorno mette una promozione diversa. Delle promozioni, delle promozioni che fa il GameStop appunto a dicembre per le svendite di Natale, immagino tu la conosca. Erano i primi giorni di dicembre, quindi le offerte erano cominciate da poco, così come il mio contratto che era stato fatto apposta a tempo per aiutare in periodo di Natale. In quel momento quindi ero appena arrivato, ma a quanto pare alcuni giorni prima del mio arrivo un gentile signore si era recato nel mio punto vendita per comprare una PS4 usata con alcuni giochi. Cosa c'è di male, ti starei chiedendo? In effetti me lo sto chiedendo. Nulla in realtà, se non fosse che a quanto pare uno dei giochi comprati dal gentile signore è poi finito un giorno nel calendario dell'avvento. E in questo giorno in negozio c'ero proprio io. Si fa intrigante. Intorno alle 5 di pomeriggio si è presentato quest'uomo con fare di minaccia, con in mano una PS4 e il gioco in questione. E mi ha subito riferito il problema, il prezzo immagino, dicendomi: o mi ridate la differenza di prezzo, o vi riprendete tutto e vi faccio scrivere dall'avvocato. A me veniva da ridere, giustamente, lo aggiungo io giustamente, ma avendo appena iniziato a lavorare, effetti è vero, cioè, poveraccio, questo qua, cioè, appena iniziato a lavorare si ritrova subito con la situazione scomoda. Ero molto impaurito su come gestire la situazione, essendoci troppa fila in cassa per interpellare il mio collega più esperto, giustamente perché erano i giorni di Natale. Gli ho spiegato che le politiche di restituzione delle console usate sono particolari e richiedono più passaggi, purtroppo ne so qualcosa. In quel momento la sua faccia è diventata cupa e minacciosa. Prima ha recitato i diritti del consumatore, li sapeva a memoria, si è preparato, c'è stata una preparazione prima di andare in questo GameStop. Poi si è spostato per far scorrere la fila, almeno quello, e dal fondo del negozio ha continuato a urlare di essersi fidato di noi e che noi, cito testualmente, glielo abbiamo messo in culo da dietro. In quel momento di disagio, pazzesco, cioè, immaginatevi questo ragazzo che ha appena iniziato a lavorare. E gli si presenta un tizio che in mezzo alla folla gli fa questa scenata. Io sarei sprofondato. In quel momento di disagio, che disa ah, in quel momento il disagio, scusate, io sarei sprofondato letteralmente, che si accumulava tra i clienti era davvero alto, immagino. Allora gli ho chiesto quale fosse la differenza di prezzo da restituirgli, perché ero tentato da ridargliela di tasca mia, che è una cosa sbagliata perché non è che è colpa tua, chiaramente, pur di farlo andar via. A quel punto mi ha detto 7 euro. Lì non ci ho più visto, giustamente, davanti a tutti i clienti e al mio collega,
Ho fermato l'operazione che stavo facendo e gli ho gridato: tu hai speso 300 euro per la Play, più i giochi, e ora mi stai rompendo i coglioni da mezz'ora mentre lavoro per 7 euro di merda. Sei un eroe. Sei un eroe perché era esattamente quello che andava fatto. Esca! Perché, capito, non sia mai essere rude dandogli del tu. Esca dal negozio. Lui, senza dire una parola, è uscito dal negozio, ma non è finita qui. Ho notato varie volte che si fermava davanti all'ingresso nel corso della serata a fissarmi dall'esterno. Mamma mia. Purtroppo ci sono i clienti così. Ero molto spaventato, ma a un certo punto ho smesso di vederlo. Ok. Quando ho staccato a chiusura, intorno alle 9 di sera, mi sono avviato per andare alla mia macchina e l'ho trovato in piedi all'ingresso dei parcheggi, ancora con in mano la PS4. Scusami. Dalle 5 di pomeriggio, cioè 4 ore è stato questo. 4 ore è stato questo per aspettare. Io l'ho ignorato, giustamente, e ho tirato dritto verso la mia auto senza neanche guardarlo in faccia. Hai fatto bene. Cioè, io mi sarei spaventato tantissimo, nel mi sarei proprio caccato addosso. Quando l'ho superato, lui ha iniziato a venirmi dietro. E ha iniziato a urlare: ragazzino, tu non devi mancare di rispetto ai clienti. Avviso il tuo titolare. Che, per carità, cioè, a parte il fatto che sei creepy, cioè, cosa fai nel parcheggio alle 9 di sera? Ma non, cioè, non puoi aspettare una persona così, che ansia. Cioè, questa storia dovevi mandarla ai carabinieri, non a me. Però, cioè, te lo sei pure meritato, cioè, mi dispiace, però, ragazzi, purtroppo non è vero che il cliente ha sempre ragione. Mi dispiace, ma... In preda al panico, mi sono fermato per chiedere cosa volesse ancora. E per dirgli che io ancora non lavoravo lì quando ho acquistato la PS4. Lui mi ha buttato ai piedi la PS4 con violenza, era nella scatola, e mi ha detto che quando va in negozio vuole serietà e non essere preso in giro. Minchia, però, cioè, c'è un limite a tutto. Io ero davvero spaventato perché era sera, immagino, poveraccio, perché era sera ed eravamo in un parcheggio. Allora ho chiesto scusa e ho detto di passare in negozio il giorno dopo per avere la differenza. Ero pronto a mettere i 7 euro di tasca mia. Anch'io avrei fatto così, onestamente. Lui mi ha detto che non importa, perché quello che voleva era solo serietà. E che non era per i 7 euro il vero problema. Minchia, meno male. Mi ha detto che sarebbe tornato in negozio se la PS4 si fosse rotta con la caduta del lancio che lui stesso ha fatto. Non l'ho mai più visto, né nei 2 mesi che ho lavorato lì, né dopo in vita mia. Tu intanto sei l'eroe che tutti avremmo voluto essere, avremmo voluto vedere. Comunque, ragazzi, cioè, noi molto spesso tendiamo a dare la colpa al commesso, lasciate stare il GameStop in particolare, al commesso per alcune politiche che magari è una catena, però... Cioè, poveracci, cioè, non è che ce la si può prendere così. Tra l'altro anche a me una volta è capitato di vedere una situazione del genere, perché al GameStop dove mi fornivo nella mia città un signore si era presentato con una PS3 che non funzionava, aveva fatto, si era messo a urlare. Tra l'altro la ragazza gentilissima che stava lì è stata bravissima a gestire la situazione, tant'è che anche poi il cliente ha chiesto scusa. Però, cioè, io mi sarei veramente caccato sotto, cioè, se posso. Quindi complimenti. E complimenti per non aver chiamato i carabinieri, anzi forse avresti dovuto. Bella storia. Storia di Antonio. Una volta mi sono lavato. Evidentemente un PC gamer, quindi è una storia incredibile. E mi ha scritto letteralmente questo. E va bene così. No! Storia di Dario. Dario, già non mi piaci. Ho truffato un bambino in spiaggia che aveva una bancarella. Ma no, ma Dario... Vendeva Pokémon Nero 2. Ho iniziato a guardarlo e con fare da esperto ho iniziato a dire che era un gioco vecchio, che nessuno aveva ormai il DS, che il libretto era danneggiato, quindi anche a livello collezionistico non valeva molto. E ho concluso dicendo: ragazzo, facciamo così, ti do 2 euro,
No, Dario, mi prendo il gioco. Tu ti prendi il gelato che stai sotto il sole e siamo tutti contenti, affare fatto. Io me ne sono andato con un Pokémon Nero 2 che era perfetto. Lui ha preso un cucciolone. Mai mi sono sentito così una merda. Dario, mi dispiace dirtelo, ma ti sei sentito bene. Cioè, hai sentito la sensazione giusta, dai. Cioè, Dario, sei un infame. Cioè, quello messo in modo più pezzotto sta a 62 euro più spedizione. Sei stato un infame, Dario. Te lo devo dire, te lo devo dire. Storia di Daniele. Buongiorno, eccoti la mia storia. Cercavo un joypad in più compatibile con PC e Android. Ne trovo uno su subito.it e contatto il venditore. Ci si dà appuntamento in stazione a Piazza Garibaldi, Napoli. Tu che stai ascoltando? So già cosa hai pensato. Ritira subito il tuo pensiero. Sono del sud. Mi potrei offendere. Ritira il tuo pensiero perché quello che è successo poteva capitare ovunque. Qualunque cosa sia successa. Il tizio si presenta con un prodotto opposto a quanto mostrato nell'annuncio e io, deluso, rifiuto la compravendita. Ci sta. Il tizio si offende e dice: "Ma come? Mi hai fatto prendere la macchina e venire da zona X lontana fino a qui. Ma non era colpa mia se lui voleva frodarmi, giustamente. Ci salutiamo, lui va via offeso, tant'è che dopo pochi minuti ricevo un suo messaggio audio su WhatsApp. Ci eravamo scambiati i numeri per incontrarci e oltre al danno la beffa, non potendo avermi frodato, mi offende chi ha tille merda bloccato all'istante e il joypad l'ho trovato per fortuna in un negozio della mia città. Fortunatamente acquistando subito non mi è più capitato di trovare che sono dispiacevo. Visto? Non era quello che pensavate. So già. Bah, basta, passiamo a un'altra storia. Ah, per i meno esperti, chiattillo è un modo offensivo, almeno dalle mie parti, di chiamare una persona in forte sovrappeso, anche se leggo su Google che la traduzione più verace è Pidocchio del pube o piattola. Ultima storia di oggi, Tommy. Questa te la racconto dal punto di vista di un ex commesso del GameStop. Parte bene, ci può piacere. Era luglio. In quel mese l'azienda spingeva per far preordinare la nuova edizione di FIFA. Quindi noi come commessi dovevamo invogliare, convincere i clienti a preordinare FIFA perché così avevano diversi vantaggi, come calo di prezzo al day one, contenuti bonus per l'ordine. Tra fans invasati che lo volevano comprare al day one, gente che mi spammava papironi in cassa su quanto FIFA fosse un gioco del c***o che costava troppo e che l'anno seguente sarebbe uscito quello nuovo, che poi cioè, i clienti che fanno gli spiegoni ai commessi sui giochi, è una cosa che mi hanno più volte raccontato. Ma perché? Se ve lo fa, perché lo fate? Cioè, non è che il commesso sta lì per venderlo il gioco, perché è il suo lavoro. Magari a lui fa schifo un qualsiasi gioco che vende, però lo vende perché è il suo lavoro. Ma che poi sarebbero comunque venuti al Day One a comprarlo perché la coerenza non esiste. Ah, quindi quelli che fanno il pippone e poi se lo comprano pure, perfetto così. Diciamoci, ragazzi, FIFA è un gioco divertente, è sempre bello da giocare, quindi va bene così. Una scena mi è rimasta impressa nella mente. Arriva questo classico padre di famiglia con il figlio. Non è per deridere il bambino, ma aveva quella faccia da bulletto viziato con i denti a castoro. Quindi avevo già inquadrato l'elemento e bene o male sapevo già come sarebbe andata a finire. Fatto sta, appena arrivato il loro turno, il padre si avvicina alla cassa e mi dice: "Buonasera signore, mio figlio stava cercando un gioco." E in seguito fece parlare il figlio che mi disse che stava cercando FIFA 2022. In quel momento, tanto che l'azienda stava puntando su quel punto lì, gli spiegai perché fosse meglio preordinare il titolo nuovo piuttosto che prendere quello nuovo, che sarà sbagliato, cioè piuttosto che prendere il 22 e preordinare il 23, immagino, che comunque costava sui 40 euro in quel periodo. Dopo avergli spiegato il tutto, il padre disse al figlio: "Dovresti seguire il consiglio del ragazzo, secondo me sarebbe meglio e comunque dovresti aspettare qualche giorno in più, non troppo." A quel punto il ragazzino tuonò con un secco no. Avendo già capito come ragionava il ragazzino, ero già pronto a prendere una copia di FIFA 22 e vendergliela normalmente. Quando il padre gli chiese perché no, e il ragazzino rispose: "No, non lo voglio perché non mi piace." Vabbè, non commento.
A quel punto la faccia mia e del padre era un grandissimo excuse me what the fuck, giustamente, perché se non ti piace FIFA 2023 sicuramente apprezzerai tantissimo FIFA 2022. In un modo molto pacato gli chiesi perché definiva brutto il gioco se il gioco non fosse manco uscito, e il ragazzino iniziò a frignare sul fatto che voleva quello vecchio, facendo imbarazzare il padre davanti al commesso e all'altra gente che c'era in negozio. Fino a quando non gli tirò un ceffone fotonico sulla guancia che lo fece zittire. Io fra me e me stavo morendo dentro dal ridere, perché vedere un ragazzino viziato essere punito fa capire che c'è un po' di buon senso nel modo di fare di certe persone. Quindi poi, quando il bambino si fu calmato, il padre gli chiese se voleva quello nuovo o quello vecchio per avere un ultimo chiarimento. Alla fine comprarono quello vecchio e se ne andarono. Un mesetto dopo, all'uscita di FIFA 23, non mi aspettavo, cioè avevo capito il finale da almeno metà storia, li rividi con il bimbo terrorizzato e il padre con un'aria di morte in volto. Era venuto a riportare FIFA 22 per prendere il 23. Ancora oggi ci ripenso e mi dispiace per il padre. Però posso dire che anche io, quando ero piccolo, ovviamente non facevo fare queste figure, questo posso garantirlo. Comunque se poi mi dicevano qualcosa mi calmavo e ragionavo. Però anche io, se mi impuntavo su un gioco che finalmente ero riuscito a convincere i miei genitori a prenderlo, era difficile che cambiassi idea. Chiaramente fra il 22 e il 23, tanto valeva aspettare il 23, sempre FIFA era. Però tant'è, ragazzi, raccontatemi le vostre storie nei commenti e ci vediamo a un prossimo video.